Parlo di filmare. Iniziamo. Oggi è sabato. Cos'è? 23 oggi? 20 novembre? Comunque novembre c'è anche, come avete visto, anche Alessio, che è venuto a portare avanti il lavoro all'orto. Oggi è 24 novembre. Abbiamo raccolto quello che lui aveva tagliato della siepe, che c'è rosmarino, alloro, quant'altro, salvia. E abbiamo fatto, anzi, ha recuperato per fare la pacciamatura, ecco la pacciamatura. Già la pacciamatura, la pacciamatura è già stata tagliuzzata con la macchina. Ecco qua, questa è una bella bietola rossa. Qui vediamo l'orto, una sua bellissima espansione. Chiaramente qua, essendo inverno, ragazzi, cioè autunno, qualcosa da sistemare. Oggi è pieno di moscerini, il sole non c'è, è bellissimo. Qualcuno sta tagliuzzando. Eccoli. Cosa sono quelle, le? La valeriana. Ah, la valeriana. La valeriana, ecco la valeriana. Che ne prendiamo? Eccola qui. Pulita, messa da parte per essere mangiata. Stasera. Stasera mangi la valeriana? Benissimo. Al corso. Al corso. Ah, stasera è il corso? Oggi al pomeriggio c'è il pesce. Ah, pensavo che era mezzogiorno, a pranzo il pesce. No, stasera? E stasera si mangia quello che hanno cucinato. Benissimo. Andiamo avanti. Il cavolo nero, quello mio preferito, che ci faccio le mie belle spremute. E questi, cosa sono queste cose che sembrano zucche? Zucchine. Zucchine. Che bella zucchina. Come? Sciaiotte. Ok, non lo ripeto che non so dirlo. Sciaiotte. Che bella zucchina, eh? Carine. Benissimo, cavolo nero. Facciamo una bella spremuta di stucco verde. Come dice Arnold Eret. Ci purifichiamo il nostro colon. Andiamo avanti a vedere cosa sta facendo in questo orto. Bene. Il riccio è ancora in giro, riccio? E chi lo sa, quello si muove di notte. Il riccio si muove di notte, però non abbiamo visto un riccio in giro. Questa è la nostra erba medica. La consolida. Non è erba medica. Non è erba medica? Che l'erba medica è un'altra cosa ancora. Aia. Comunque sta qui aiuta, parecchio, ragazzi. Fate delle belle bistecche con queste foglie. Non esagerate. Qui il lavoro va avanti, come ben vedete, un altro giardino, questa è l'aiola per la siepe, lì abbiamo sempre i sassi del setaccio, bisogna mettere a posto, buttare dentro una voragine in un altro orto, magari lì in fondo là, dove c'è il palazzo. Qui hanno tolto tutta l'erba ieri, il nostro amico Maurizio, ed è andato avanti col lavoro che avevo portato avanti nei scorsi giorni. Ecco qua. Arriviamo al palo e qui finirà la prossima siepe, aiola per la siepe, che poi andrà ad unirsi all'aiola centrale. Questi sono i cumuli che abbiamo generato stacciando e di lì il lavoro sta avanzando. Adesso oggi prevedo di andare avanti ancora. Questa è la nostra bellissima cascina, il giorno a questo impatto. Si possono ammirare in alto lì le bat box sopra le colonne, due bat box. Ok, andiamo avanti. Quella è l'aiola centrale. Ci sentiamo dopo. Ciao.